I carabinieri del comando provinciale di Torino hanno arrestato il piromane che ha bruciato tre auto elettriche del car sharing in Piazza Derna a Torino tra sabato e domenica scorsa. L'uomo è un ivoriano di 48 anni. Qual è stato il lavoro che ha portato al fermo di questo soggetto? Sono due dinamiche, una prettamente di controllo del territorio, nel senso le dinamiche incendiarie in quest'area sono state ripetute nel tempo, quindi abbiamo dedicato delle risorse in termini di uomini, di pattuglie sul territorio per prevenire e in questo caso anche reprimere il fatto. La seconda componente è una collaborazione stretta con la popolazione. Se la popolazione ha fiducia di noi come istituzioni e collabora con noi, arriviamo a tale genere di risultati. Quindi quando c'è bisogno, il consiglio è quello di chiamare il 112 e di fidarsi di noi perché arriviamo a risolvere problemi come in questo caso. L'arrestato è un cittadino della Costa d'Avorio di 48 anni che ha dei precedenti specifici, nel senso che era già stato denunciato in passato per dell'incendio delle autovetture e in questo caso noi abbiamo trovato un fermo. Perché ha bruciato la notte tra sabato e domenica tre autovetture di car sharing con le relative colonnine elettriche qui a Torino. Ritenete che ci siano collegamenti con i fatti analoghi accaduti qualche tempo fa? Riteniamo che ci sono dei collegamenti, stiamo sviluppando gli accertamenti investigativi opportuni per verificare se il soggetto che è stato tratto in arresto sia coinvolto negli altri episodi. Qual è stato il comportamento dell'uomo una volta tratto in arresto? Il comportamento è stato molto freddo, ha opposto una prima resistenza nel momento in cui è stato individuato dai militari della radiomobile. Quando ha capito che era fermato per l'incendio, non ha dato alcun genere di motivazione e poi è rimasto freddo, non ha detto assolutamente nulla. In che modo agiva? Lui nell'episodio di specie ha agito con del liquido infiammabile, molto rapidamente ha cosparso le autovetture di liquido infiammabile dandogli fuoco. Che zona di Torino? Lui agiva nella zona nord di Torino e noi abbiamo accentrato i controlli in quella zona tra Borgo Dora, Reggio Parco, Barriera Milano, perché sono quelli che sono stati interessati da questo genere di roghi e infatti siamo arrivati al controllo che ha permesso a questo arresto. Tipo di collegamento c'è, a vostro parere, tra quest'uomo e la società di car sharing presa di mira? Non c'è alcun genere di collegamento. La società di car sharing come ha risposto? C'è un'entità dei danni? Sì, è una stima orientativa, non definitiva, di almeno 160.000 euro di danno. Quali saranno i passi successivi ora? Innanzitutto ci sarà la convalida del fermo e poi probabilmente la società che si costituirà parte civile nel processo a seguire.